E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Questo è l'ottavo episodio di Forza Horizon 3. Oggi, come promesso, come detto la volta scorsa, andiamo a vedere qualche auto che c'è nel nostro autosalone e poi andremo a vedere Hot Wheels. Vediamo che cosa ci propone l'autosalone di Forza Horizon 3. Allora, cominciamo già con una Abarth 695 biposto, che è una bestia, anche se a me la 500 nuova non è che piace più di tanto. E poi una SS, beh, c'è una bella differenza tra le due di potenze, di prestazioni. Ragazzi, Fiat 131 Abarth, una delle macchine più riuscite della Fiat, con il suo 2000 bialbero volumetrico, bellissima. Vabbè, la Abarth 595 SS del 68, è una delle auto più carine e pucciose, vabbè, carine e coccolose, cheat. Poi abbiamo le Acura, che sarebbero praticamente le Honda. Ok, Alfa Romeo, allora c'è la 4C, che è una gran bella auto. Sì, assolutamente, a parte i fari posteriori che non mi piacciono, che sono quelli della Mito. La 8C Competizione, che è tanta roba, 300.000 crediti, anche questa è una bella macchina. Alfa Romeo 155 Q4 del 92, ragazzi, una delle auto, anche questa, più riuscite, anche se era, vabbè, questa è trazione 4, 4x4, però era trazione anteriore. Però veramente un telaio ottimo e degli ottimi motori. Poi esteticamente a me piace molto la macchina squadrata. La 75. Beh, l'hanno chiamata Milano perché comunque è il nome americano dell'Alfa 75. Comunque è la 75, quadrifoglio verde. Infatti la versione americana aveva qualche dettaglio estetico diverso. Alfa Romeo 33 stradale, una delle auto più belle mai costruite nella storia dell'automobilismo, infatti costa 10 milioni di crediti. La Giulia TZ2, bellissima anche questa, anche questa qua, mamma mia, 1 milione di crediti. E la Giulia Sprint GTA stradale, anche questa è una delle auto stradali che preferisco di più. Poi vabbè, c'è sta roba qui che è una buggy, giustamente. La AMC Gremlin, ok. Anche questa è un bel mostro. Ok, le Ariel, la Atom e la Nomad, Aston Martin, DB11 nuovissima, e la Vulcan, bel esemplare questo qui. Vantage, ok, andiamo a vedere un po'. Aston Martin ancora, questa qua, la V8 Vantage, bellissima. La DB5, ragazzi, che macchina. Audi, che non mi piacciono per niente, assolutamente, a parte questa qui, che secondo me è una signora auto, che se la batteva con la Delta S4 negli anni 80, è mostro del gruppo B. Anche questa, la RS2 Avant, non è male, eh? Era un bel mostro anche questo. E poi la Sport 4, che era la stradale praticamente. Poi abbiamo queste qui, Bentley, ok, BMW. Anche queste non mi piacciono più di tanto, a parte qualche modello tipo questo qua, la M3 del 91, che è bella cattivella anche lei. M1, la Prince, ah no, è la BMW Turbo 2002, ma sono uguali, solo che la Prince è brutta, questa qua è bellissima, ma sono uguali. Questa non è male. Vabbè, la BMW Isetta 8 sotto un tetto, dico solo questo, è bellissima. Prima o poi la prenderemo e la tammarreremo. Mazza, 45.000 crediti. Mamma mia, che cos'è? Però vabbè, è un'icona. Bellissima, Bowler, ok. Bugatti Veyron, giustamente. Esteticamente non mi piace, però è velocissima. Motorone. Bugatti EB110, bellissima. Questa insieme alla F40 si davano battaglia, insieme alla Diablo. Erano le icone di quegli anni, degli anni 90, inizio anni 90 e fine 80, giustamente. Cadillac, la Caterham, bellissima anche questa. Ok,
Chevrolet Camaro, mamma mia, che bella. La nuova versione è veramente cattiva. Corvette, bella anche questa. Z28, ok, Corvette. Sì, queste qua non tanto. Mamma mia, che brutta sta Camaro qua. Z28 del 79, ok. Corvette del 70, molto bella. La El Camino, la Chevelle. Ok, questa è bellissima. Chevrolet Chevelle è una delle più belle in assoluto. Camaro Coupé SS del 69, bellissima anche quella. E la Corvette Stingray del 67. Mamma mia, quanto è bella. Poi c'è questa del 60, che è molto diversa dalle altre. Anche del 53, va bene. Poi Chrysler, ok, la Datsun. Ok, Dodge Viper, anche questa molto bella. Challenger nuova. E la Challenger vecchia del 70 RT, color viola, questo è il suo colore. Questa è una vecchia conoscenza nostra. Ferrari, ragazzi, qui andiamo sulle Ferrari che puoi dire quello che vuoi, ma sono bellissime. Enzo Ferrari diceva, la Ferrari più bella è quella che deve ancora uscire, infatti, è vero. E qui dovrebbe esserci qualche bel mostro, ecco. F50 GT, F50 normale, 355 berlinetta, testa rossa, F40, ragazzi. E poi arriviamo qui nei mostri di bellezza, diciamo. 250 GTO, berlinetta lusso, ragazzi. Mamma mia. Qual è quella? È una di queste che è stata. Non mi ricordo se è. No. La 250 GTO, sì, che è stata venduta per 37 milioni di dollari. Una roba assurda. Fiat 124 Sport Spider, bellissima. La Fiat X19, anche questa è stato un modello bellissimo. E la Dino Coupé, mamma mia, 2004, bellissima. La Fiat 8V Supersonic del 52, non ci credo, c'è anche questo modello qui. È uno spettacolo, mamma mia. Vabbè, Ford GT, qui andiamo sulle belve, la Shelby che abbiamo già. Ci facciamo un bel giro, la Ford GT 2005. Mamma mia, che brutta. Allora, Escort, che abbiamo già visto. Sierra Cosworth, questa la prenderemo assolutamente, una delle mie macchine preferite in assoluto. RS200, la Fiesta XR2, vabbè, Mustang del 78, non mi piace molto. Ok, la Ford Capri, la Falcon, la Mustang Boss, ok. Ecco la GT40 MK2, bellissima, 3 milioni di crediti, giustamente. Ford Lotus, beh, da veri campagnoli, quando andremo a fare il fuoristrada in campagna prenderemo sicuramente questa qui perché è una delle più belle in assoluto. Bene, io direi. Oh, l'A-Team, anche questo prenderemo assolutamente. Allora, facciamo una corsa veloce. Questa l'abbiamo già vista l'altra volta. Sì, quindi direi che possiamo. Beh, Lamborghini, ok. La Veneno, bellissima. La Countach, la Miura, ok, integrale. Delta S4, la S4 Gruppo B che prenderemo assolutamente. E la Stratos, la Fulvia, ragazzi, bellissima. Comunque, dai, abbiamo dato una scorsa. Lotus, ma ce ne sono veramente tante. Ma veramente, veramente tante. Maserati, ragazzi, che belle. I Maserati che correvano alle Mans. McLaren. Prenderemo anche queste. Questa è una delle mie preferite. Eccola qua. La 190e. Mamma mia. La MG Metro. Questa è un mostro. Questa è veramente un mostro. Ok, dai. La Renault 5 Turbo, bellissima. La Renault Alpina 110, mamma mia. Sono macchine. La Saline S7, bellissima. Shelby Cobra, Daytona, mamma mia.
Niente, niente, abbiamo visto anche troppo. C'è la Subaru, la Supra, ok, perfetto. Prenderemo anche la Volvo. Ok, io direi di andarci a vedere un When you're po'. ready to venture out again, you might want to take a look at these. Assolutamente, andiamo a farci un giro, ma andiamo a farci un giro qui. Viaggio a Brividopoli. Ok, però io direi che siamo troppo distanti, veramente. Trasferimento rapido 8000. Sì, dai, lo facciamo. Così almeno proviamo anche il trasferimento rapido. E vediamo cosa ci riserva Hot Wheels. Voglio troppo vedere questo DLC. Chissà che cosa ci faranno fare. Dicono che sarà una cosa spettacolare perché ci farà fare delle cose, delle pazzie, delle acrobazie. Vedremo. Qua non si può passare, non si può tagliare. Ok, perfetto. Comunque è cattiva sta macchina. Vediamola un po' dentro. Sì, diciamo che l'estetica. L'estetica del cruscotto, come hanno messo. Cioè, sembra una macchina normale, non mi piace più di tanto. Però la colorazione legno, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Ci arriviamo con stile? Sì, dai, arriviamoci con stile. Magari ci schiantiamo adesso, eh. Eccoci qua. No, pensavo che si saltasse, invece. Bella, bella, color legno. Mi piace. Scelto bene. Allora, dobbiamo andare sotto. E noi ci arriviamo. Eccoci! Bellissimo. Ok, Hot Wheels. Viaggia, vediamo. Vediamo cosa ci fanno fare. Dai, 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 che sono troppo curioso. Sì, la nostra macchina l'abbiamo già vista. Sappiamo già che è colorata in modo assurdo, però ci faccia vedere. Ok. Guardali che arrivano! Mamma mia! Io voglio una hot rod. Incredibile, aren't Subito. they? I mean, sure, they look the part, but just wait till we get them out there. Immagino. Trust me, you're gonna see things from a whole new perspective. No, non ci credo. Cioè, ci fanno fare praticamente le piste Hot Wheels, quelle dei modellini che si comprano nei negozi di giocattoli. Da quanto ho capito, dovrebbe essere così. Ok, guardalo. Mamma mia! Che tamarraggine ste auto. Ma noi le vogliamo così. Ce ne faccia guidare subito una, per favore. Perfetto, accontentato. No, spettacolo, c'è anche il boost. Potenza di quest'auto. Ah, a parte che è un kart, quindi appena gi giri il volante, gira. Solo che quando va in controsterzo, gira la macchina, non va in controsterzo. Che spettacolo, ragazzi. Giro della morte. Sapevo che mi avrebbe divertito questo DLC. Vai, vai. Ci ha messo. Siamo ancora l'ultima. Grazie, complimenti per l'organizzazione. Sì, a parte che l'organizzatore del festival sono io, però sta roba qua non l'ho voluta. Cioè, non l'ho costruita io. No, bellissimo. Ho visto che non avete badato a spese. Quei soldi miei, giustamente.
Che spettacolo, ragazzi. È veramente una cosa spettacolare. Anzi, oserei dire spettacolosa. Abbiamo 141 strade Hot Wheels, perfetto. Sembra che abbiano le ruote di plastica, che praticamente non fanno presa sull'asfalto. Cioè sull'asfalto, su questa pista di plastica. E vabbè, si attacca al muro, non sono io che ho sbagliato, cioè si è attaccato al muro proprio. Bellissimo, cerchio di fuoco. Oh, dai, ci siamo fatti un bel giro in questa pista Hot Wheels. Direi che ne si valsa la pena, Ci faccia comprare, cioè comprare, ci regali un'auto, per favore. Eccoti a Horizon Hot Wheels. Ah, sei sopravvissuto. Ah, allora lo sapevano già. Ok, perfetto. Ok, continuiamo. No. You check the place out. I'm gonna go find the toy box. Sì, lei vada pure a cercare la scatola dei giocattoli, che noi prendiamo la Hot Wheels Rip Rod. Bellissima, era quella che volevo. Sì, selezioniamo. E direi anche che ci salutiamo qui con questo ottavo episodio di Forza Horizon 3 con il DLC Hot Wheels. Abbiamo visto un po' di piste così, diciamo, pazze. Senti il sound. Mamma mia. Comunque, io vi saluto qui con questo video. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere la vostra. E condividete il video se vi va. Ok, va bene. No. Ok. Un saluto a tutti da Asbrald.